Siamo nel più bel parco di Arezzo, il Parco Giotto. Qui abbiamo avuto qualche problemino ultimamente, anche di natura sicurezza c'è stato. Però la sera il parco viene chiuso e quindi i vicini notturni provvedono a orari estivo e invernale a provvedere alla chiusura del parco. Quindi sembrerebbe tutto in sicurezza. Ma? Non ha marcato punti? Ma non abbiamo fatto i conti con questa bella rete. Con la rete. Perché qui dal bagno di Via Giotto, dal bagno diciamo automatico, che non vogliamo accertarci se funziona perché... È inutile provvedere alla chiusura se poi la rete forse funziona. Funziona. So che ho tirato lo sciacquone qualcuno. Comunque. La rete è in queste condizioni e quindi tutto può entrare a qualsiasi ora e uscire a qualsiasi ora. Fai neanche un salto. Assolutamente proprio... no, è comodissimo entrare e uscire. Quindi è inutile spendere i soldi per avere una compagnia di vigilanza che provvede alla chiusura del parco quando poi ci sono le reti in queste condizioni, perché qui in particolar modo, ma abbiamo visto anche dall'altra parte, lato Baco d'Oro, che in effetti anche di là saltano la rete, quindi è vero che purtroppo non si può evitare che saltino la rete, ma facciamo un modo di farglielo rendere il più difficile possibile. Qui è tutto, anche un bambino può entrare tranquillamente senza nessun tipo di problema. No, tra l'altro hai detto bene, no? Il parco quantomeno più esteso a livello pianeggiante rispetto al Pionte, perché il Pionte è bellissimo, però qui c'è una distesa immensa, una grande intuizione, no? Quando fu deciso di realizzare al posto di un insediamento, no? Che era stato un insediamento industriale, di insediare un parco che è stato, diciamo, sì, fu una scelta coraggiosa dall'allora sindaco Ducci, che decise appunto di fare il parco qui. E abbattere un po' tutto quello che era stata la fabbrica, rimase soltanto la palazzia per un po' accanto alla Camera di Commercio, poi dopo andò giù anche quella e fu costruito, lottizzato soltanto l'area del Baco d'Oro, a dire 25 aprile, e qui è stato completamente realizzato questo bellissimo parco. Bellissimo, come hai detto tu, però lo si vede anche va mantenuto, qui la manutenzione è abbandonata non solo da questa giunta, ma anche da quella precedente. Da questa rete qui. Sicuramente a orari notturni non ci viene per divertirsi, no. Sicuramente ci viene anche o a dormire, ce l'ha detto anche tempo fa un senza tetto, sì, bravissimo, che ci ha raccontato tutta la storia e ci ha detto proprio che entrava da qui. Però finché è il senza tetto, il problema ovviamente è quando sono spacciatori e via dicendo, perché purtroppo anche qui il fenomeno delle siringhe è un tempo sconosciuto, negli ultimi anni anche qui purtroppo è diventata una realtà. E questo era il parco veramente in della città, no? Esatto. Io mi ricordo l'adolescente, insomma, Via Giotto. Via Giotto, insomma, era un qualcosa. Anche ora a colpo d'occhio sembra bellissimo. No, è bello. Dai. Però poi ci sono degli anfratti, siringhe, poi c'è le stradine interne tutte sconnesse, entrareti ormai da rifare. Però perché questo parco già nella giunta precedente, nelle due giunte precedenti, adesso, cioè questo verde pubblico, perché non ci si investe? Perché ci sono altre problematiche, lo sa benissimo oggi qual è la situazione delle pubbliche amministrazioni, i bilanci sono quelli che sono, ci sono delle priorità e purtroppo i parchi non sono delle priorità. Sarebbe priorità la sicurezza e quindi di conseguenza dovrebbe essere anche mantenuto il parco per quanto riguarda soprattutto le recinzioni. Però in effetti poi purtroppo vengono deviati su altri lidi. A proposito, hai visto il semestrale della Polizia Municipale? I dati semestrali? No, anzi fino a settembre. No, no. Bel colpo di multe. Poi dicevano che ero io che pensavo ai soldi, a incassare. Un rapporto sempre tra incasso di multe e quanto incide sul bilancio. Esatto. Però siamo 2,5 miliardi. 2,5 milioni, scusa. In un bilancio di circa, secondo te? Sono sempre poche, non sai che sono tante. Però si vedono più in giro. Bilancio adesso. Da 130 milioni. Rispetto a te che l'avevi messi tutti nella scrivania, dico adesso girano. No, io non ce l'avevo messa dalla scrivania. Io li volevo togliere tutte dalla scrivania. Non altro combattei per primo la Polizia Municipale a cavallo, perché avevamo 6 vigili dedicati. Sì, avevamo 3 vigili dedicati completamente alla gestione dei cavalli mentre c'era bisogno di stare sulle strade. Sai che uno dei punti del programma di Ghinelli, che non è stato applicato, è quello di riportare la Polizia Municipale
un presidio quantomeno, o se no addirittura gli uffici in centro. Tu invece sì, l'avevi mandati. E io ho risparmiato 120.000 euro di affitti, però pare poco. Quanto ti è costato socialmente a livello di non avere questa presenza, al di là del costo economico, poi c'è il costo della scelta. Doveva essere fatto un punto al in Piazza Fanfani, all'ufficio unico. Lì era perfetto. No, doveva essere fatto un punto. Lì non c'era il posto, come dicevi. Non c'era il posto. Oggi ci sarebbe, perché la palazzina che utilizzava la università è libera, quindi lì potrebbe essere messo i vigili urbani. Allora non c'erano i vigili urbani. Non c'era, non c'era la possibilità. Quindi eri costretto a fare così. Esatto, prendendo un punto ATAM, per cui di fatto è vero che pagano l'affitto, ma lo pagano all'ATAM, perché l'ATAM è proprietà del 97% del comune di Arezzo. Un'officina a Saione ce lo potevi anche lasciare. Ma per quello in via Fiorentina, Giotto, dappertutto andava messo l'officina. Ah, ecco, andava messo. No, ma bastava un ufficio dentro l'ufficio unico, sì, andava benissimo. No? Bastava un referente lì, magari una cassa, piccola cassa per riscossione delle multe, perché no, il problema è quello, no? Perché la gente ti manda vicino urbani il 90% per via delle multe. Mi raccomando, speriamo che la mettano a posto. Quindi. Speriamo che la mettano a posto alla svelta, in modo tale la sicurezza, visto pieno di bambini, a parte che la notte non ci sono i bambini, però insomma. Guarda che si va nell'inverno. Si fa buio presto, forse è il caso di mettere. A domani, ciao.